sulla pagina ufficiale di GISP Nazionale, alle mie spalle il Palazzetto dello Sport di Cattolica. Sono iniziati oggi i campionati nazionali GAF 2018 e siamo qui per darvi le ultime notizie, le ultime indiscrezioni della giornata. Innanzitutto tantissime novità quest'anno, c'è un jingle che nel corso dei giorni sicuramente vi mostreremo e c'è una mascotte che sicuramente chi ci segue la conosce, è Pasquale che prima si è aggirato tra le ginnaste. Ricordiamo che Pasquale è la mascotte della Gran Fondo degli Squali che si è disputata poche settimane fa con Vincenzo Nibali anche fra i nostri atleti. Pasquale è il grosso squalo amico dei bambini ma anche dei grandi che ha conquistato anche qui le ginnaste. Quindi ringrazio anche Gran Fondo Squali e Filippo Magnani per la collaborazione che quest'anno è nata proprio fra due sport, il ciclismo e l'atletica. In questa giornata si sono alternate tante altre novità, tantissime atlete iscritte, se ne sono esibite circa 700 già e i campionati sono iniziati da questa mattina con le piccoline, con le allieve piccoline e poi si sono susseguite fino alle senior che tra poco vi faremo vedere in diretta, non dico nient'altro, e poi avremo anche due parole da Luca Ercolessi che è il presidente di Atletica 75 che quest'anno ospita appunto le nazionali di atletica. Ma adesso facciamo un giro in quest'area, venite, seguitemi, ginnastica, no, ho sbagliato, ho detto allora venite con me, seguitemi e intanto andiamo a vedere gli sponsor di questa giornata. Guardate che campanile, vedo tantissimi colori, avvicinati così facciamo vedere queste meraviglie. E c'è qualcuno che ha voglia di parlare con me? Va bene, ok. C'è qualcuno di profumi che ha voglia di parlare con noi? Dicono tutti di no, comunque allora noi ringraziamo comunque lo sponsor di queste giornate qui a Cattolica. Grazie pubblicamente dalla pagina ufficiale di GISP Nazionale, ma venite con me e entriamo fisicamente. Qua un altro sponsor che andiamo a salutare e ringraziare. Guardate, si stanno susseguendo anche qui tanti colori, tanto brillio. Grazie. Vengo anche io un attimo dietro per fare un saluto. Sei in diretta sulla pagina Facebook ufficiale GISP Nazionale. Perfetto, benissimo. Faccio un saluto, dici insomma anche cosa fai qui, cosa porti di novità quest'anno. Noi quest'anno portiamo tantissime novità, tanto colore per questi ragazzi dell'UNESCO, tanta felicità, tanta gioia. E tanto caldo anche perché oggi fa veramente tanto caldo. Oggi fa caldo, si sente tintinnio di medaglie perché abbiamo assistito anche alle premiazioni. Guardate qui si sente tintinnio di medaglie. Ma quante? Ciao. Chi sei? Giada, abbiamo Giada che ecco dove era il mio delle medaglie. Sei sulla pagina Facebook ufficiale di GISP Nazionale. Vuoi fare un saluto, un ringraziamento, due parole su questa giornata. Ciao, grazie a tutti, è stato bellissimo. È stata un'emozione salire sul podio. Hai visto come sei illuminato? Un'altra novità di quest'anno, un podio che quando le atlete salgono diventa luce, proprio come voi, complimenti, grazie. Allora seguitemi che entriamo fisicamente in palestra per vedere qualche cosa. Intanto qui le atlete si fucilano anche perché noi romagnoli siamo così, siamo aperte. Guardate le magliette ufficiali, campionato di nazionale di ginnastica GISP. Ciao. Abbiamo un muro di tappeti perché la sicurezza serve. Andiamo a vedere.
parte emotivo, soprattutto emotivo, sì. Questo è importante perché gli atleti che si esibiscono, a parte essere molto giovani, possono avere bisogno anche di supporto emotivo. Perché quando vengono alla fine, ormai è stato così lungo dell'anno, la vita è pronta. Il problema è trovare le emotività e questo nuovo non può essere la tua, portare la scuola. E loro prendono voi giustamente come punto di riferimento. Questo è molto bello e quindi vi ringraziamo di portarci tanta meraviglia. Grazie mille. Voi da dove venite? Pisa. Da Pisa. Da Pisa. Grazie mille. Grazie. Grazie. Io passo da qua, cerchiamo un po' lo staff, perché lo staff è importante. Allora, vediamo un po' qui, allora si vince. Ah, lo vedo, l'ho visto. Intanto avete visto quanta gente si è dedicata? Praticamente tutte le regioni italiane in questo campionato. E non è cosa poco, adesso lo vedo, è un relax, ma noi lo andiamo a disturbare lo stesso. Luca. Ah, lo vedo, l'ho visto. Seguitemi da questa parte. Intanto avete visto quanta gente si è seduta sugli spalti. Pensate che sono rappresentate praticamente tutte le regioni italiane in questo campionato. E non è cosa poco. Ecco, lo vedo, è un relax, ma noi lo andiamo a disturbare lo stesso. Luca Ercolessi, presidente di Atletica 75, sei relax, noi ti studiamo lo stesso. Mi immagino, è stata una giornata stancante? È la prima giornata, quindi c'era la camminata di mi ha fatto molto bene, la grande, la bene. Abbiamo assistito ad una premiazione, per me è stato emozionante, figuriamoci per te che premi, ma anche per le ragazze che ricevono le medaglie. E abbiamo elencato qualche novità, abbiamo visto Pasquale girarsi, tu l'hai visto anche me? No, è intravisto lontano. Beh, infatti lo squalo fuori dal mare non è cosa da poco, solo per il campionato in ISPA. E qualche altra novità? Abbiamo visto il podio, ovviamente, un podio speriamo di farvelo vedere anche a voi in diretta nelle prossime puntate. Alcune ginnaste campionati Gaffo 2018 e quindi ci sarà un operatore da dietro che fa i segnali di fumo e mi dice che ci sarà una sorpresa. Io sì, un'altra sorpresa, io esatto, non svegliamo nulla, proprio nulla, quindi mi raccomando interagite in diretta, se vi va salutateci e noi vi porgiamo i nostri sorrisi e i nostri saluti. A domani!